Sorrento, 1 aprile, con il dottor Raffaele Attardi, che rappresenta il comitato consulente e l'esperto indicato dal sindaco Giuseppe Cuomo. Siamo qui davanti al comune, davanti alla chiesa della Basilica di San Antonino, per parlare dell'emergenza Covid. Bene, bene. L'attività e tutto quello che state facendo, i provvedimenti che state mettendo in atto per aiutare la comunità sorrentina, per sostenere questa emergenza anche a livello peninsulare con il piano Covid-19. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Allora, noi a Sorrento il sindaco ha istituito una unità per la gestione del rischio. È una cosa un po' diversa dalle unità per la gestione della crisi, già ci sono, si chiamano COC e noi non vogliamo sovrapporci a nessuno. Noi ci riuniamo tutti i giorni dalle 11 all'1, esaminiamo la situazione, il contesto e cerchiamo di capire che cosa possiamo fare nel rispetto delle direttive nazionali e regionali per rendere attuabili i provvedimenti, perché spesso sono anche di difficile interpretazione e non sempre facilmente applicabili. E quindi giorno per giorno prendiamo delle decisioni, poi ne verifichiamo l'efficacia e poi cerchiamo di migliorarle. Quello che noi facciamo è sempre affidato alla struttura comunale, perché sono loro che devono operare sul territorio. Noi facciamo tutto questo in termini volontari, siamo un gruppo con professionalità diverse, perché c'è Franklin Picker, che è esperto di tutta la gestione sanitaria del territorio, è stato direttore generale di Benevento, è una persona molto competente. Ci sono io, che per 20 anni ho fatto gestione del rischio in aziende che si interessano alla produzione di prodotti sterili, dove la contaminazione, il controllo della contaminazione è importante. E poi l'ultima parola spetta sempre al sindaco, perché lui rappresenta la comunità. Niente, allora abbiamo cominciato. Provvedimenti relativi ai decreti regionali. Allora, ecco, ti faccio un esempio. A livello comunale. Noi abbiamo fatto. Diamo un messaggio di ottimismo alle famiglie. Noi abbiamo fatto tutta una serie di provvedimenti che si basano sulla linea guida restati a casa. E allora, seguendo questa idea, ci siamo interessati di come gestire le file. E quest'anno e questo mese per la prima volta non c'è stata la fila alla posta, ma non è capitato per caso, è perché noi abbiamo programmato gli interventi insieme al dirigente dell'ufficio postale. Portiamo la spesa a casa già prima dei provvedimenti del governo e addirittura gratis agli indigenti, perché c'era la necessità di assistere chi rimaneva sola. Abbiamo curato i servizi di assistenza telefonica, ma non solo per ricevere le telefonate, ma anche per chiamare le persone sole, perché spesso c'è chi non chiama. Abbiamo fatto tutte queste cose e poi valutiamo anche altre cose. Quando ci viene un'idea che va al di là delle nostre competenze, per esempio adesso stiamo cercando di contribuire al problema della gestione dei asintomatici positivi, ci rivolgiamo a chi sta sopra di noi, alla regione. Per molte cose facciamo in proprio, per esempio tutta l'assistenza ai marittimi, perché i marittimi, va detto a chiare lettere, sono quelli che hanno sostenuto l'economia sorrentina, abbiamo con loro un debito e abbiamo organizzato tutti i servizi per accogliere i marittimi. Li andiamo a prendere dall'aeroporto fino a portarli dentro alle strutture. Ho un collegamento con la dirigenza, i manager dell'azienda. Ci siamo rivolti noi alle aziende, cioè la MSC è stata l'unica sensibile a mandarci gli elenchi. Noi ci siamo rivolti a Confitarma e abbiamo detto vogliamo gli elenchi di tutti, vogliamo sapere come stanno, perché a seconda di come stanno noi predisponiamo determinate misure di sicurezza, e abbiamo sempre trovato disponibilità da parte di tutti. Quindi la situazione a Sorrento va così. Adesso dobbiamo gestire questo problema della distribuzione degli aiuti del governo, che sono 89.000 euro, perché non è poco e stiamo facendo con calma, perché qui nessuno si può morire di fame e chi ha bisogno può, basta che fa una telefonata, la spesa gliela portiamo a casa anche prima degli aiuti del governo, per evitare file, per evitare confusione e per evitare abusi. E vorrei rivolgere un messaggio: molto dipende da noi. Chi non ha bisogno di questi aiuti, anche se ne ha diritto, farebbe bene a non chiederli, perché noi dobbiamo essere solidali con i più deboli. Chi può pagare i tributi, anche se sono stati sospesi? Il nostro motivo che ci spinge a fare questi approfondimenti, dottore Attardi, perché vogliamo dare un messaggio veramente di sostegno, far capire bene la situazione e quello che fanno anche gli enti comunali. Noi dobbiamo far crescere la solidarietà. Chi
può pagare i tributi anche se sono stati sospesi, è bene che li paghi, perché poi non è che tutti siamo stati danneggiati allo stesso modo. Chi ancora oggi ha un reddito che è rimasto invariato, pagasse le tasse, perché non è detto che tutti devono sospendere i pagamenti delle tasse, deve sospendere chi ha bisogno, molto è lasciato alla nostra coscienza, fino al punto che chi ha la possibilità di rinviare la riscossione dei fitti lo facesse, come pure chi può pagare, pagasse, perché qua non è che esiste una regola o un diritto in base al quale ci dobbiamo tutti quanti comportare allo stesso modo. Esiste ancora il principio di interrogarsi nella propria coscienza e cercare di fare quello che ognuno può fare per gestire questa difficile situazione. Questo è il fatto fondamentale. Noi sempre a queste linee guida ci riferiamo. Poi, se mi permetti, vorrei fare un ragionamento su un problema che non riguarda solo noi, riguarda tutti, ma che soprattutto riguarda l'atteggiamento che l'intera società deve prendere, che è quello nei confronti delle persone positive e asintomatiche. Questa è una cosa che le avrei chiesto, perché c'è diffidenza sul metodo anche sanitario, perché ecco, i tamponi li fa il 118, qualcuno parla di burocrazia. Cosa si può fare nel merito? Anche per i positivi, perché dobbiamo tutelare anche poi le famiglie, cioè i parenti. Tutto deve essere fatto, ci dobbiamo prendere cura di tutto, però dobbiamo avere consapevolezza della filiera che interviene in queste cose e dobbiamo avere anche rispetto per gli obblighi che abbiamo nei confronti degli altri. Fare i tamponi è opportuno perché noi riusciamo a individuare prima delle persone che in qualche maniera potrebbero essere asintomatiche e contagiare gli altri, ma vanno fatti nel modo opportuno, perché se noi facciamo i tamponi e poi nessuno li analizza, non serve a niente. Se noi facciamo dei tamponi che non sono certificati, aumentiamo la confusione. Quindi fa bene la Regione a mantenere il controllo sulla gestione dei tamponi. Hanno fatto bene i farmacisti a dire non vogliamo fare i tamponi con gli spot che si possono comprare in farmacia, perché non serve a niente fare un tampone così, crea solo confusione, perché se uno è positivo si allarma e poi non si sa che fare. Se uno è negativo può essere che non è vero e crea più danni di prima. Allora noi dobbiamo controllare in maniera adeguata e la Regione sta aprendo i centri con lentezza, però purtroppo questi sono i tempi per fare i tamponi e seguiamo questa linea. Ma il problema più grande è cosa fare dopo che abbiamo trovato una persona positiva. Ora, per capire questo noi dobbiamo pensare chi è questa persona positiva. Nella maggior parte dei casi, o in molti casi, è un sanitario. Tutti vogliono sapere i spostamenti, tutti vogliono queste stronzate, sono stronzate, non servono a niente queste cose. Loro devono pensare chi è questa persona. Prima di tutto è una persona, già questo dovrebbe accendere qualche lampadina. Ma poi sono per la maggior parte gente che è stata impegnata sul fronte, sono sanitari che casomai si sono trovati per aiutare gli altri in questa situazione. Sono sanitari di vario genere, se qualcuno che è stato vicino a un familiare. Allora noi dobbiamo partire prendendo come riferimento gli obblighi che abbiamo nei confronti di questa persona. Sono stronzate dire facciamo il monitoraggio, vedete dove stanno. Che ve ne fotte a voi di questa cosa qua? Noi dobbiamo salvaguardare i diritti di questa gente, per gli obblighi, dobbiamo pensare agli obblighi che abbiamo, i diritti io li considero una cosa secondaria. E quindi se ragioniamo in questo modo ci dobbiamo chiedere, ma stiamo facendo bene o stiamo facendo male ad isolarli? Perché poi quando noi li isoliamo in famiglia, trasferiamo tutto il problema sulla famiglia. Deve essere una scelta consapevole quello che facciamo. Anche perché il virus colpisce la moglie, i figli, tutti. Se c'è un nonno uccide il nonno, non fa differenza. Creiamo tanti micronuclei di infezione. Può andare bene se sono pochi i positivi, ma se non sono pochi bisogna andare a fare un altro ragionamento. E io già lo so come semplicisticamente si fa, cioè chiudiamoli tutta una parte, non funziona così. Se noi prendiamo un albergo e lo requisiamo per metterci dentro i positivi, diventa una zona off limits. Per entrare in quell'albergo ci vuole lo scafandro.
Questa è una cosa. Ci vuole lo scafando. Molto e chi gestisce tutti i problemi dell'albergo? La manutenzione, l'assistenza, i problemi sociali della convivenza. Si vedono per televisione le liti che scoppiano nei supermercati soltanto per andare a prendere la roba dagli scaffali. Allora noi dobbiamo fare un ragionamento diverso. Ma chi è questo positivo? È una persona spesso asintomatica che è ancora utile alla società, anzi lui vuole partecipare ai processi della società. Se noi ragioniamo così, possiamo trovare anche una collocazione adatta, perché se nell'albergo ci mettiamo un vigile urbano positivo, un medico positivo, un sanitario positivo, un addetto alle pulizie positivo, noi se ci organizziamo creiamo una struttura utile. Se addirittura facciamo una squadra di tutti positivi che vanno con lo scafandolo fuori, quelli possono operare senza contagiare a nessuno. Perché li vogliamo escludere dalla società? Perché vogliamo essere noi stessi a crearci dei problemi? Certo, non sono ragionamenti. Dottore, non c'è un'impreparazione che io posso fare da solo. Non pensa che ci sia un'impreparazione psicologica, perché tutti hanno pensato che il problema era solo all'estero, era in Cina, non poteva esserci questa onda di infezione in Europa e soprattutto in Italia. Io non voglio rispondere a questa domanda. Non voglio rispondere perché non è il momento di fare a scarica barile. Si doveva fare così, ma non ti voglio rispondere. Poi vedremo dopo. Di prevenzione però. Certo che si doveva fare così, ma perché non è previsto dalle norme italiane che si faccia così? Non approfondiamo troppo questo ragionamento. Io non lo voglio approfondire. Io ti dico solo che noi dobbiamo adeguarci al contesto. Anche io in questo momento posso essere positivo e non mi piacerebbe affatto essere obbligato a rimanere a casa, sebbene io abbia una casa dove siamo soli e mia moglie, e non posso contaminare se non mia moglie, che se sono positivo è già contaminato, perché ovviamente la socialità fra di noi l'abbiamo mantenuta. Quindi noi dobbiamo ragionare in positivo, noi ci dobbiamo preparare ad affrontare un mondo nuovo, perché poi non sappiamo per quanto tempo durerà questa cosa. Ovviamente io non sono pessimista, mi auguro che tutti i provvedimenti vadano a buon fine e che le cose si risolvano nel più breve tempo possibile. Ma io che faccio la gestione dei rischi non posso partire da questo presupposto. Io devo valutare il rischio nel peggior caso possibile e la probabilità che quel caso si verifichi. Poi cerco di fare in modo che la probabilità si abbassi adottando delle misure di mitigazione. Così si fa. Non è una cosa che mi sono inventato io, così si fa. E noi dobbiamo tutti ragionare così. Quelli che dicono domani ci sono i buoni, andiamo tutti a prendere il buono, sono una parte del problema, perché creano le file, creano la confusione. Molti di quelli non hanno manco bisogno del buono, non vanno incentivati attraverso Facebook facendo nascere paure di tutti i tipi, finiscono i buoni, finiscono le... Ma non finisce niente qua, noi li abbiamo dati prima e li daremo anche dopo gli aiuti a chi si muore di fame. E mi sembra una cosa, giocare sul panico delle persone è una cosa deplorevole, va assolutamente bloccata. Noi siamo in una situazione difficile e la dobbiamo gestire per quello che è. Più cresce la solidarietà, più facciamo. Noi abbiamo aperto un conto di solidarietà del comune. Questo è molto importante. L'abbiamo aperto per primo forse in Italia, ma non perché ne avevamo bisogno, perché è una sicurezza. Chi ha di più deve mettere. Poi dopo vedremo. Non ci devono porre tanti problemi, ma come lo controllate, cosa ne fate? Vedremo, daremo tutto, a tutto la massima trasparenza. Io quando mi compro un estintore, non me lo compro mai l'estintore pensando che devo andare a spegnere un incendio. È sbagliato, perché poi quando scoppia l'incendio è capace... Stavo dicendo che siamo live perché è passato l'autobus. Quindi funziona. Noi le prevenzioni le dobbiamo fare a prescindere, nel miglior modo possibile. Poi dopo si vede come usarle, perché tu quando ti compri un estintore non basta, devi pigliare l'estintore, devi insegnare a uno come si usa l'estintore, devi fargli capire che se non lo usa subito è inutile che lo usa, perché l'incendio poi si propaga, non c'è nessun modo per spegnere un incendio quando ha raggiunto una certa propagazione. Per concludere, belle parole, io starei qui ad ascoltare il dottore Raffaele Attardi, perché abbiamo condiviso anche insieme delle
delle trasmissioni televisive per la tutela dell'ambiente, per il Sarno, per il mare, Punta Gradella, eccetera. Dobbiamo lanciare un messaggio positivo, ovviamente tra virgolette, di speranza alle famiglie. Il comune è vicino, il comitato è vicino, c'è anche una statistica molto bassa, siamo gli aggiornamenti. Io penso che noi dobbiamo ragionare. In penisola siamo, non c'è un focolaio, dobbiamo dire che non c'è un focolaio. Non ci sono focolai, i dati sono noti a tutti, possiamo essere smentiti in qualunque momento, ovviamente. Sono situazioni molto circoscritte, ma a che serve fare questo ragionamento? Noi ci dobbiamo preparare nel miglior modo possibile. Basta, questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo dire alla gente: state in casa, perché chi può dare garanzie di che cosa accade domani? Ecco, noi stiamo davanti alla chiesa del Santo Parolo. E noi dobbiamo essere solidali e preparati, pronti alla risposta all'emergenza. Io, nelle attività che ho fatto di gestione del rischio, le emergenze si simulano. Ricordiamo che il dottor Attardi è stato anche amministratore del Comune di Sorrento, quindi sì, c'è mi sono gestito pure l'emergenza rifiuti, credo che sono arrivato sempre dopo, però non è che le ho portate io questi casini nella città. Voglio concludere proprio con la solidarietà. C'è stato un momento grande emozione universale di Papa Francesco. Benissimo, è il Papa che ha detto in questo momento non siamo sottoposti a un giudizio di Dio, in questo momento si vedono le nostre fragilità, cioè quello che è successo, se noi eravamo più forti ne uscivamo prima, se siamo più deboli ne usciamo dopo, non c'entra niente la volontà divina. La volontà divina, noi auguriamoci che ci dà una mano, come nel Padre nostro, io dico sempre aiutaci a vincere le tentazioni, perché se no, se le vogliamo che lui ce le toglie è impossibile, non avrebbe senso. Allora, fatto tutta questa serie di ragionamenti, state a casa e seguite una sola regola: chi più ha più dia, e chi ha bisogno chieda. E seguire anche i canali ufficiali. Seguite, non lo so, perché i canali ufficiali, meglio le trasmissioni locali. Perché i canali ufficiali stanno dando un pessimo esempio di comunicazione durante questa emergenza. Io mi riferivo al territorio. Non lo so, io ho sentito il presidente della regione Fontana ieri parlare di mascherine, in una sola frase ha detto tante cose che sono sbagliate, che secondo me noi abbiamo fatto a distanza per i registi che qui ma è giusto. Giovanni Russo, noi abbiamo fatto intervista a distanza, ma ieri, ma io non c'ho la mascherina, permettimi, sto a distanza, altrimenti fatto... se avessi un contatto ravvicinato l'avrei anch'io, però bisogna anche capire che le mascherine centimetri a Fontana, lasciamo perdere, seguiamo il buon senso che in certe cose forse ci aiuta, e le direttive nazionali, perché le direttive nazionali si devono applicare, non c'è niente da fare. Poi i commenti che fanno tutti questi esperti come se fossero tutti quanti direttori tecnici della nazionale, mi riferivo alla comunicazione ufficiale della comunità scientifica, non ma comunità interpretazioni... cos'è questa comunità scientifica? Io non lo so, perché a un certo punto io penso che dobbiamo avere un filtro fra la comunità scientifica e quella che è la parte che amministra il paese. La responsabilità è sempre di chi amministra il paese. La comunità scientifica per definizione è divisa, perché non si può pensare che tutti la pensano allo stesso modo nel mondo scientifico, altrimenti non ci sarebbe mai il progresso, perché io devo avere un'idea diversa da quella ufficiale se voglio andare a migliorare, a cambiare una teoria. Se no ci fermiamo, pigliamo quello che ci sta scritto e diciamo vabbè, queste sono le regole, e così funziona la comunità scientifica. C'è l'importante passaggio che di chi amministra il paese, che deve filtrare, deve chiedere le cose giuste e deve filtrare quello che accade. Quando dice questo è il parere della comunità scientifica, secondo me fa un passaggio inesatto e inappropriato. Però diciamo, infatti noi le cose le facciamo dire al sindaco, diciamo tutte le nostre opinioni, ma poi la voce finale all'ultimo deve essere quella del sindaco, la voce ufficiale di chi amministra il paese, non siamo noi che possiamo prendere le decisioni, anche se le suggeriamo, ma non abbiamo questo ruolo. Noi dobbiamo ragionare per quelle che sono le nostre conoscenze, e mai uno solo, deve essere un team, perché io ho un'idea e quell'altro ce n'ha un'altra, e si devono mitigare le idee e si devono confrontare, perché sennò il processo non funziona. Se anche il più bravo, c'è una regola che dice ognuno raggiunge il livello dove manifesta la massima incapacità. Allora io vengo promosso perché faccio bene.
ma chi mi dice a me che nella nuova posizione io avrò le stesse capacità di che avevo perché sono stato promosso? Può essere che salendo arriva a un punto in cui quello che mi mettono a fare non lo so più fare. Non è un bene. Chiudiamo con una riflessione sui bambini, su questa circolare, il passeggio, il jogging. Allora, le situazioni di emergenza vanno gestite nel rispetto del principio di precauzione. Io capisco che è un sacrificio per tutti, però se la situazione viene gestita dall'autorità, considerando e l'autorità più vicina a noi è quella regionale, perché conosce meglio il contesto, perché una cosa è dire in Svezia andate in giro con i bambini, una cosa è andarla a dire in certe zone del mezzogiorno d'Italia, dove noi sappiamo che non li rispettano manco molto spesso i bambini. Quindi io penso che sia giusto il passaggio di mantenere l'autonomia, andrebbe fatta in una cornice, cioè tu sei autonomo per questo e non per tutto, questo è ovvio, no? Perché sennò la linea nazionale non esiste più. Quindi io penso che sia giusto in questo momento fare tutti fronte intorno a quella che è la linea di De Luca.